Sul piano dell'impegno e della generosità nulla da eccepire, anzi è proprio questa qualità che permette alla squadra di coprire anche talune lacune, specie nel settore centrale del campo, dove c'è bisogno di più idee e di qualcuno che dia geometria alla manovra. Confortante comunque le condizioni psicofisiche della formazione zebrata, con alcuni calciatori quale Criscuolo, Schettini, Guadagno e Danese in gran forma e che equivalgono in pratica alla difesa, mentre ieri è apprezzabile l'impegno di Carafa e del match winner Barbera. Per fortuna ad un primo tempo deludente ha fatto seguito una ripresa più tonica che evidenziava una rinfrancata fiducia nei propri mezzi, anche se la volontà fino alla mezz'ora non fruttava i risultati sperati. E così, dopo aver inserito l'ottimo D'Angelo al posto di De Matteo, Santin giocava la carta Ortolini e la scelta si rivelava vincente perché l'attaccante calabrese intimoriva Gagliardi, il quale faceva arretrare di qualche metro i suoi. Questo permetteva alla Battipagliese di pressare nella propria tre quarti il Fasano e così correva il trentesimo quando Ortolini era lesto a servire in aria Salzano che in corsa batteva forte, Gentili parava ma non tratteneva e così con un fiuto innato Barbera insaccava di testa. Era il tripudio per gli infreddoliti e bagnatissimi tifosi che sfidando un tempo impervio finalmente potevano gioire per la prima vittoria stagionale nella partita più sofferta. Se Santin riuscirà a mettere a posto alcune cose, la Battipagliese potrà disputare un dignitoso campionato.